allora il gruppo Amo Gioiosa si è fatta promotrice di iniziare un dialogo propositivo, e si è rivolta a Lega Ambiente Nebrodi e a Salvuccio Agnello in qualità di operatore turistico. Inizio a parlare con Salvatore Gurgone, che è il segretario di Lega Ambiente Nebrodi, e intanto per dirti Salvatore, che è stato veramente esaustivo, hai spiegato quali sono le problematiche che, credimi, molta gente non sapeva. Allora ti dico, tu pensi che il problema noi lo possiamo risolvere sia a livello comprensoriale ma anche a livello locale? Sì, il problema si può risolvere, ovviamente ci vuole l'impegno da parte di chi deve risolvere questi problemi, e quindi da parte delle pubbliche amministrazioni, che sostanzialmente devono rendere esecutivi i progetti che già ci sono oppure realizzarli, progettare per adeguare gli impianti che, come dicevamo nel dibattito che c'è stato, sono nella maggior parte dei casi sottodimensionati e quindi non sono adeguati a trattare il refluo. Ovviamente io credo che i cittadini, noi tutti, dobbiamo fare questi incontri proprio per spiegare a tutti come funziona il sistema di depurazione, quello che si deve fare, quello che occorre, e poi fare pressione anche come società civile nei confronti della pubblica amministrazione, del comune, per eseguire i lavori di adeguamento. Qui è venuta fuori, Salvuccio, una responsabilità anche, mi sembra, da un po' da attribuire anche alla pubblica amministrazione. Certamente non è un'accusa assolutamente, però forse se ci fossero stati, come abbiamo detto qui, degli accorgimenti maggiori, non avremmo avuto questo problema che ci ha tediato e che ci ha comunque notevolmente forse anche amareggiato. Beh, io questo posso dire, no? Che questa riunione è stata importantissima oggi. Il problema di queste acque reflue è, sappiamo che non è un problema solo di Gioiosa Marea, sì, certo. È chiaro che è un problema un po', oserei dire, a livello nazionale, chi più o chi meno. Noi qui, anche altri comuni della provincia di Messina hanno lo stesso problema. È importante questa riunione perché avete avuto anche l'iniziativa di organizzare questo incontro, e diciamo che tutti ci dobbiamo impegnare, come è scaturito da questa riunione, a cercare di dare il nostro contributo, ad essere propositivi. Ecco, ormai non possiamo fare critico o colpe, perché non abbiamo, diciamo, io almeno per quanto mi riguarda non posso avere elementi di poter accusare i perché e i per come. Sicuramente ci saranno delle responsabilità, non possiamo dire di chi, se sono dell'amministrazione comunale, se sono della regione, se sono altri. È chiaro che è stata importante la decisione di oggi, ecco, sulle segnalazioni venute da me, dal Salvatore Granata e da tutti, anche da qualche cittadino, di creare anche un comitato che si possa interessare di questo aspetto e cercare di affrontarlo. Oggi ancora di più, dico, dobbiamo risolverlo, dobbiamo affrontarlo, perché abbiamo buttato la sfida, ecco, è una sfida che dobbiamo sicuramente risolvere. Poi altra cosa che volevo dire è che io, dico, l'ho detto prima, ci tengo a dire che ho partecipato a questa riunione, a questa conferenza, non solo come imprenditore turistico, ma principalmente anche come cittadino di Gioiosa, perché questo è un interesse, come padre di famiglia, di tutti, perché le nostre figlie, insomma, la nostra famiglia, i nostri cittadini vanno anche al mare a farsi il bagno e a godere di questo bene. Il mare e le spiagge vanno salvaguardate, perché è il punto principale di attrazione per il turismo. Per fare un buon turismo dobbiamo anche salvaguardare l'ambiente e tutto il resto. Che, insomma, ecco, sono parecchi problemi, quindi non finiremmo mai di parlarne. È pur vero che il mare è essenziale per noi, dico, che siamo un paese turistico e che necessitiamo comunque di avere maggiore rilevanza proprio sotto l'aspetto turistico. Salvatore, penso che il mare deve essere necessariamente pulito. Sì, certo, perché una risorsa turistica è l'unica forse che abbiamo sul nostro territorio, quindi deve essere pulito, perché
ormai lo era anche in passato, ma soprattutto oggi occorre dare un turismo di qualità. La gente in generale, è finito il tempo del turismo di massa. Se vogliamo distinguerci e vogliamo dare nuove prospettive economiche al nostro territorio, dobbiamo puntare su un turismo di qualità, e il turismo di qualità esige che ci siano servizi che siano di qualità. Quindi il servizio di depurazione delle acque reflue deve essere di qualità per avere il mare pulito e salvaguardarlo, il servizio rifiuti per esempio deve essere adeguato e di qualità. Quindi il turista guarda anche queste cose ed è importante, perché poi ovviamente buttarsi in un mare inquinato, diciamo, anche dal punto di vista visivo, non solo, è una cosa che non va bene e che crea dei fastidi a tutti. Nino, adesso ti voglio fare una domanda, dico, tu magari annuirai oppure dissentirai con la testa, solamente appunto con il capo, ma dimmi, ma è stato una conferenza interessante? Diciamo che è stata esaustiva, abbastanza esaustiva. Dice Nino che è stata abbastanza esaustiva. Ecco, e questo veramente mi fa enormemente piacere, perché comunque c'era una bella presenza, intanto sia loro che hanno relazionato, ma una bella presenza di pubblico, e ne sono ben contenta. Alla prossima, grazie.